due bandi da 67 milioni di euro in totale per le piccole e medie imprese. Qual è l'obiettivo della Regione? Sostenere e rilanciare l'economia del territorio attraverso i fondi europei. La Regione sta facendo un grande sforzo, non stiamo aspettando che arrivino soldi dallo Stato per garantire la nostra quota parte di finanziamento dei fondi europei. C'è oltre un miliardo complessivo di fondi nel ciclo di 7 anni, ne abbiamo già messi in campo tra quelli che abbiamo presentato oggi e quelli che abbiamo presentato ieri sul fondo sociale, oltre 100 milioni, il 10% è già in campo a disposizione delle imprese, sono sicuro che le imprese parteciperanno molto attivamente come è già avvenuto per gli altri bandi sull'artigianato, sul turismo, sul piccolo prestito dove le richieste sono state molto superiori alle necessità, alle disponibilità che abbiamo messo in campo. Come confida che saranno utilizzati tutti e bene questi fondi? Pensiamo che saranno utilizzati tutti e bene perché è frutto questa pubblicazione di bandi di un lungo percorso di confronto con il territorio che è iniziato 3 anni fa. Incontri sia in presenza fisica e centinaia di incontri sulle piattaforme da remoto, causa anche il Covid, hanno permesso alla Regione di acquisire un patrimonio di conoscenze sulle necessità, le disponibilità del territorio e oggi stiamo finalmente mettendo a disposizione le risorse che possono dare forza alle nostre imprese per sostenere la crescita, l'innovazione, la trasformazione e la transizione, sia quella digitale che quella ambientale ed energetica. Insomma, non rimanderemo niente indietro all'Europa? Non lo abbiamo mai fatto e anzi stiamo chiudendo i vecchi programmi e se avessimo altri soldi da spendere li spenderemo. Questa di restituire i soldi all'Europa è una leggenda nera che è tempo di sfatare. Bandi semplificati e veloci, ma soprattutto attiveranno notevoli investimenti privati? Sì, perché questi bandi non distribuiscono soltanto fondi a contributo, diciamo a fondo perduto, ma incentiviamo le imprese a mettere una loro quota di finanziamento e quindi verranno premiate le imprese che garantiranno anche un loro impegno diretto. Contiamo che sui circa 60 milioni messi a bando ne muoveranno almeno altrettanti per avere una quota di oltre 100 milioni di investimenti e di economia reale che cala sul territorio. La FIRA avrà un ruolo importante, come è stato detto in conferenza stampa, sui finanziamenti, sui bandi europei, ma le selezioni a chi saranno affidate? La FIRA sarà il soggetto intermedio che curerà tutta l'istruttoria e poi anche la contribuzione, diciamo, sgravando gli uffici regionali di un compito immane, perché poi la certificazione e i pagamenti sono una procedura molto molto pesante e macchinosa per quanto sia stata semplificata rispetto al ciclo precedente, quindi questo è, diciamo, un problema reale che spesso frena e rallenta molto la macchina amministrativa. Confidiamo che la fusione che abbiamo portato a termine tra FIRA e Abruzzo Sviluppo ci abbia restituito un'azienda più forte e più capace anche di fare sinergia con l'amministrazione regionale per poter risolvere questo problema. La finestra per partecipare ai bandi è a settembre, quindi c'è tutto il tempo per prepararsi, ma il lavoro non si ferma. Uno dei due bandi è dedicato alla piccola ricerca e poi ci sarà il bando dedicato alla ricerca di 80 milioni di euro. Sì, entro la fine dell'anno partirà anche un bando dedicato ai grandi centri di ricerca, agli Atenei innanzitutto, ma anche ai centri di ricerca legati a prestigiose istituzioni scientifiche, alle grandi aziende, quindi questo è rivolto alla piccola e media impresa per quel tipo di ricerca e di sviluppo che possono fare le imprese di quella piccola dimensione e infatti anche il corrispettivo è proporzionato alle capacità economica e manageriale che possono avere imprese di piccola dimensione. Grazie mille. Grazie.